Ciao a tutti ragazzi, qui Salvatore Addeo, sono Mixing e Mastering Engineer. Oggi vi volevo parlare di quanto è veramente importante durante il mix, in special modo, crearsi un proprio workflow. Cosa si intende per workflow? Un metodo di lavoro. Delle cose, dei punti fissi, ok, che ci aiutano durante il mix. Ad esempio, per chi lavora ITB, potrebbe essere un punto fisso se crearsi un template. Ok, abbiamo magari dei riverberi, dei delay che ci piace utilizzare sempre. Sarebbe bello creare un template con le mandate già pronte e questi delay. Magari utilizziamo dei sub-bass dove mettiamo dei colori particolari, allora potremmo fare un template appunto già con questi sub-bass e con questi riverberi già pronti. O qualsiasi altra cosa. È importante perché la fase di mixaggio è una fase molto complessa, cioè per chi lo fa lo sa, è una questione, come dire, abbastanza complessa, quindi è importante essere concentrati e avere il focus sul mix. Se infatti veniamo distratti dal aprire la mandata, fare le cose più banali, tra virgolette, come creare mandate, creare riverberi, cose che potrebbero già essere già pronte, a quel punto ci distraiamo e oltre a distrarci ci capita di perdere un po' la bussola, ok? Quindi quello che può, tra virgolette, aiutare a creare un vostro workflow, ovvero a creare delle azioni, ok, che sono ripetute. Non dico di fare preset di equalizzazione o compressore e utilizzare sempre quelli, no, io non sono, ogni brano ha il suo suono, però ci sono delle cose, ad esempio ho sviluppato la mia personale template perché ci sono delle cose che le faccio più o meno, il routing è sempre fatto in quel modo, e allora per risparmiare tempo e per sapere subito immediatamente dove mettere le mani, ho già creato le mie template. Ad esempio ho le mie template quando lavoro in TB, invece quando lavoro col banco ho tutti i miei sub-bass dove ci metto le tastiere, le batterie, c'ho il mio compressore che solitamente utilizzo per le batterie, l'equalizzatore che utilizzo per le voci, e più o meno sono dei punti fermi che mi danno comunque quello che è il mio suono che mi sono creato durante gli anni. Quindi vi consiglio di non cambiare sempre, cioè almeno il metodo di lavoro. Createvi un metodo di lavoro che funzioni con dei punti fissi e vedrete che i vostri mix diventeranno sicuramente meno stressanti, tra virgolette, cioè farete molto meno fatica, perché più ci lavorate sulla vostra template, più sviluppate il vostro workflow, e quando inizierete a mixare avete comunque dei punti fermi e sarete molto più veloci e molto più efficienti. Colgo l'occasione per invitarvi al web workshop tutto sul mix della voce che si terrà il 21 novembre, e lì vi mostrerò qual è il mio workflow, almeno una parte del mio workflow, in special modo quello che utilizzo sulla voce. Se volete più informazioni trovate, potete chiedere tutte le informazioni, le trovate sul sito di Improve Your Mix nella sezione workshop. Vi ringrazio ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!